Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 3, 14 febbraio 1912. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto ed io stavo dicendogli: «Dimmi, o Gesù, come va che dopo che hai disposto l'anima al patire, la quale, conoscendo il bene che c'è nel patire, ama il patire, patisce quasi con passione, e mentre crede che il suo retaggio è il patire, al più bello tu le togli questo tesoro?» E Gesù: «Figlia mia, il mio amore è grande, il mio regime è insuperabile, i miei insegnamenti sono sublimi, le mie istruzioni divine, creatrici ed inimitabili. Quindi per fare che tutte le cose siano grandi o piccoli, patire e godere, naturali o spirituali, acquistino un solo colore ed abbiano un solo valore, permetto che quando l'anima si è addestrata al patire, giunge ad amarlo, io questo patire lo faccio passare come proprietà propria, nella volontà, sicché ogni qualvolta io le manderò il patire, tenendo la proprietà,
le disposizioni nella volontà, si troverà sempre disposta a patire e ad amare il patire. Quindi io guardo le cose nella volontà ed è per l'anima come se sempre patisse, adonta che non patisce. Ed affinché il godere avesse il valore dello stesso patire e il pregare, l'operare, il mangiare, il sonno, insomma tutto, perché il tutto sta se le cose sono di mia volontà. Per fare che qualunque sia, no, avessero un solo valore, permetto che l'anima si addestri a tutte le cose nella mia volontà con santa indifferenza. Sicché pare per l'anima che mentre io le do una cosa, poi gliela tolgo. Ma non è vero. Piuttosto è che in principio, quando l'anima non è ben addestrata, sente la sensibilità nel patire, nel pregare, nell'amare. Ma quando con l'addestrarsi passano come proprietà proprie nella volontà, cessa la sensibilità. Ma succedendo l'occasione di aver bisogno di servirsene di queste proprietà divine che le ho fatte acquistare, con passo fermo e con animo imperturbabile, si mette ad esercitarsi nell'occasione che si presenta. Come per esempio, si presenta il patire? Queste anime trovano in loro la forza, la vita del patire. Devono pregare? Trovano in loro la vita della preghiera. E così di tutto il resto. A me sembra così, secondo che dice Gesù. Suppongo che io abbia ricevuto un dono, fino a tanto che non mi decida dove devo conservare quel dono, io lo guardo, lo apprezzo, sento una certa sensibilità ad amare quel dono. Ma se lo conservo sotto chiave, non guardandolo più, la sensibilità cessa. Ma con ciò non posso dire che il dono non è più mio. Anzi, è più certo mio, perché lo tengo sotto chiave. Mentre prima stava in pericolo e me lo potevano rubare. Gesù continua: nella mia volontà tutte le cose si danno la mano, tutte si rassomigliano, tutte sono d'accordo. Sicché il patire dà il luogo al godere e dice: ho fatto la mia parte nella volontà di Dio, fanne ora la tua. E solo che Gesù vorrà, mi metterò di nuovo in campo. Il fervore dice al freddo: tu sarai più ardente di me se ti contenterai di stare nella volontà del mio eterno amore. La preghiera all'operare, il sonno alla veglia, l'infermità alla sanità, tutte fra loro, pare che uno cede il posto all'altra a stare in campo, ma tutte ci hanno il loro posto distinte. Poi chi vive nella mia volontà non è necessario che faccia la via per mettersi in attitudine a fare quello che voglio. Ma come filo elettrico già si trova in me a fare quello che voglio. Capitolo quinto, 18 febbraio 1912. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre tutto amabile Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, tutto ciò che fai per me, anche un respiro, entra in me come pegno del tuo amore per me. Ed io in contraccambio te li do a te i pegni del mio amore. Sicché l'anima può dire: io vivo dei pegni che mi dà il mio diletto Gesù. Poi ha soggiunto: figlia diletta mia, vivendo tu della mia vita, la tua vita si può dire che è finita. Non più vivi. Onde, non vivendo più tu, ma io, tutto ciò che ti fanno, piaceri o dispiaceri, io lo ricevo come fatto a me, proprio, e ciò lo puoi comprendere da questo, che ciò che ti fanno, o piaceri o dispiaceri, tu non senti niente. Ciò significa che deve essere un altro che deve sentire quel piacere o dispiacere. E chi altro lo può sentire? Se non io, che vivo in te e che ti amo tanto, tanto. Capitolo 6, 24 febbraio 1912. Avendo visto varie anime intorno a Gesù, specie una più sensibile, Gesù mi ha detto: figlia mia, le anime di temperamento sensibile, se si mettono al bene, fanno più progresso delle altre, perché la loro sensibilità le porta ad imprese ardue e grandi.
Io l'ho pregato che le togliesse quel resto di sensibilità umana che le restava, che la stringesse più a sé, che le dicesse che l'amava, perché a sentirsi dire che l'amava la conquiderebbe del tutto. Vedrai che riuscirete, non hai vinto a me così, dicendomi che mi amavi tanto tanto. E Gesù, sì, io lo farò, ma ci voglio la sua cooperazione, che sfugga quanto più possa dalle persone che le eccitano la sensibilità. Onde io ho soggiunto, mio amore, dimmi, ed il mio temperamento qual è? E Gesù, chi vive nella mia volontà perde il suo temperamento ed acquista il mio. Sicché nell'anima che fa la mia volontà si scorge un temperamento piacevole, attraente, penetrante, dignitoso ed insieme semplice, di una semplicità infantile. Insomma, mi rassomiglia in tutto, anzi, di più ancora, tiene in suo potere il temperamento come lo vuole e come ci vuole. Siccome vive nella mia volontà, prende parte alla mia potenza, quindi tiene le cose e se stesso a sua disposizione, quindi, a seconda delle circostanze e delle persone con cui tratta, prende il mio temperamento e lo svolge. Ed io, dimmi, mi dai un primo posto nel tuo volere? Gesù ha sorriso, sì, te lo prometto, dalla mia volontà non ti farò uscire già mai e prenderai e farai ciò che vuoi. Ed io, Gesù, voglio essere povera e piccola, piccola delle stesse cose tue, non voglio niente, meglio che le tieni tu stesso, solo te voglio. E come mi bisognano le cose? Tu me le darai, non è vero, Gesù? E Gesù, è brava, brava la figlia mia, finalmente ho trovato una che non vuole niente. Tutti vogliono qualche cosa da me, ma non il tutto, cioè me solo. Mentre tu col non volere niente hai voluto tutto. E qui sta la finezza e l'astuzia del vero amore. Io ho sorriso e Gesù è scomparso. Ecco, cominciamo oggi questo nuovo, avvincente, stupendo viaggio nella vita, nella divina volontà. Nella vita, nel Fiat Supremo, nella vita, nel terzo Fiat, ci sono tanti modi, ecco, comuni o tecnici per chiamare questa splendida realtà. Abbiamo cominciato le meditazioni dal capitolo terzo perché i primi due sono, i primi due capitoli dell'undicesimo volume sono due splendidissime preghiere che sono l'addio della sera a Gesù sacramentato e il buongiorno a Gesù, che sono appunto testi da pregare, non da meditare. E poi abbiamo immediatamente ascoltato dei sublimi insegnamenti di Gesù adatti ad una persona, appunto come Luisa, che aveva già tanti anni camminato e che a questo punto stava, come dire, evidentemente cambiando di passo e cambiando marcia, come tra l'altro si capisce molto bene da quella splendida cosa che dice Gesù: io non voglio nulla se non te solo. E cosa che lascia Gesù divinamente sconcertato, dice: finalmente qualcuno che non mi chiede niente, che non vuole qualcosa, ma vuole qualcuno. È molto più profonda questa risposta di Gesù e anche la domanda di Luisa rispetto a quello che sembra a prima vista. Andiamo però con ordine. Qui cominciamo con lo spettacolo, ecco, della santa indifferenza che per chi vive nella divina volontà non è più una chimera, un sogno, dice, magari, ecco, ma una realtà. Quello che c'è dietro queste splendide parole di Gesù, che adesso chiaramente riprenderemo nei dettagli, è una cosa fondamentale, che l'unico intento che deve essere presente nella nostra anima, se vogliamo vivere in questo mondo, raggiungere una grande santità, è non fare altro
nel momento presente, che è quello che Gesù vuole. Quando questa disposizione giunge ad essere perfettissima in noi, Gesù le dice grosse: il godere ha lo stesso valore del patire. Ha il valore dello stesso patire. Il pregare, l'operare, il mangiare, il sonno diventano tutte quante cose che agli occhi di Gesù assumono lo stesso valore. Perché? L'occasione che origina queste parole di Gesù, premesse, precedute poi tra l'altro da un doveroso panegirico che Gesù fa sui suoi insegnamenti: il mio amore è grande, il mio regime è insuperabile, i miei insegnamenti sono sublimi, le mie istruzioni divine, creatrici ed inimitabili. Lui se le diceva: senti, ma come mai che io sono una tua vittima? Ecco, il capitolo, diciamo così, ecco, quarto, senza data, è una nuova accettazione da parte di Gesù di Luisa come vittima di dolore, molto breve, quindi ne abbiamo messo la lettura, no? Dice: ma come? Tu addestri l'anima, insomma, la prepari e le rendi addirittura il patire gradevole, cioè lo fa con amore, lo fa con passione, e gli fai gustare anche il misterioso fascino, no? Della bellezza del patire per amore, e poi me la togli. Gesù spiega perché. Perché una volta che tu ci sei arrivato, questo via. Adesso tu devi imparare a godere per amore. Una volta che tu hai imparato a godere per amore, via. Devi imparare a mangiare per amore, oltre che a digiunare per amore. E una volta che hai imparato, via. Ecco. In modo tale che in qualunque situazione la divina volontà ti metta nel momento presente, tu sei pronto a vivere tranquillamente. E Gesù dice: quando un'anima sta ancora a scuola, quindi sta in stato di addestramento, ecco perché ci sono stati i primi 10 volumi, cioè sente la sensibilità nel patire, nel pregare, nell'amare, ma quando si è addestrata, cessa la sensibilità. Allora, se c'è da patire, bene, se c'è da pregare, bene. Se c'è da mangiare, bene. Se c'è da dormire, bene. Se c'è da operare, bene. Trova in loro la forza, la vita del patire. Trova in loro la vita della preghiera. Trova in loro la vita del mangiare, eccetera. Ed è stupendo l'ultima esortazione che Gesù, o meglio, l'ultimo insegnamento che Gesù offre in questo capitolo: nella mia volontà tutte le cose si danno la mano tra loro. Nella mia volontà tutte si rassomigliano, tutte sono d'accordo. Sicché il patire dà luogo al godere e dice: guarda che ho fatto la mia parte nella volontà di Dio, adesso fai la tua. Se poi Gesù volesse ridarmi un'altra piccola crocetta, io sono pronto, riscendo tranquillamente in campo. Abbiamo momenti di freddo sensibile e non di fervore. Il fervore dice al freddo: guarda che tu sarai più ardente di me se ti contenterai di stare nella volontà del mio eterno amore. Perché se Gesù dispone che tu debba stare 2 o 3 giorni freddo e non avvertire nessun gusto sensibile o anche spirituale nella preghiera, nelle pratiche di pietà, benissimo. Perché solo pensare: ma quanto era bello quando l'altro giorno mi sono commosso d'amore, quando ho fatto la comunione, invece oggi sono un pezzo di ghiaccio. Solo avere questo pensiero è un pensiero di volontà umana. La preghiera all'operare, il sonno alla veglia, l'infermità alla sanità. Sto bene? Ringraziamo il Signore. Sto male? Offriamo le sofferenze al Signore. E questa notte Dio vuole che dormo, dormo. Domani notte c'è la veglia, c'è la veglia. Ecco,
E attenzione, ecco il termine che Gesù usa, no? E che dà il titolo a questo nuovo, sicuramente lungo ciclo di catechesi, se il Signore vorrà che si porti a termine. Questo non c'è dato di saperlo. Chi vive nella mia volontà non è necessario che faccia la via per mettersi in attitudine a fare quello che voglio, ma come filo elettrico già si trova in me a fare quello che voglio. Quindi c'è questa speditezza, questa disinvoltura, questa costante attitudine a fare qualunque cosa che Gesù voglia. E senza dire a. Perché già dire a è esercitare un pizzico di volontà umana. Passiamo al quinto capitolo. Qui Gesù riprende testualmente alcune cose che leggiamo nell'ultima ora della passione, che dice: chi vive nella mia volontà può dire io sono risorto, la mia vita non è più qui, la mia vita è un'altra cosa, la mia vita è finita, la mia vita vecchia è finita. Vivendo tu della mia vita, la tua vita si può dire che è finita. Non vivi più tu, qui sentiamo le parole, l'eco delle parole di San Paolo, no? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma fino a che punto? Tutto ciò che ti fanno, piaceri o dispiaceri, tu non senti niente. Attenzione, non è importante quello che Gesù dice, cioè per la nostra meditazione, dice, lo vivo io e lo ricevo come fatto a me proprio, no? Tra l'altro anche qui ci sono non sembra una cosa strana, perché Gesù lo dice nel Vangelo, tutte le volte che avete fatto questa cosa, più piccola dei miei fratelli l'avete fatto a me, chi accoglie voi accoglie me, no? Quindi non è nuovo, diciamo, questo identificarsi di Gesù in alcune categorie, chiamiamole così, di suoi prediletti, come sono gli ultimi, come sono gli apostoli, o in questo caso i figli del divino volere, no? Però perché questa non sia un'illusione, sta attento, perché se ti fanno una lode, tu come reagisci? O se ti fanno una critica, tu come reagisci? O se ti arriva un insulto, tu come reagisci? O un disprezzo? Cioè, quindi, cioè, queste sono spie, non è una cosa che tu ti metti, capito? Perché se tu ti metti, sento la lode, ah, mi verrebbe da insuperbirmi, però adesso mi sforzo e faccio un atto d'umiltà. Lodevolissima cosa, d'accordo? Grandi meriti davanti al Signore, ma questa è una spia che ancora non ci siamo. Perché se ti viene una lode nella divina volontà, quella lode non è rivolta a te e tu non la percepisci come tale e quindi non ti tocca. E la stessa cosa vale per la critica o per l'umiliazione o per l'insulto o per il sopruso. È bello ed è veramente, insomma, tanta roba. Gesù dice addirittura: tutto ciò che fai per me, anche un respiro, entra in me come pegno del tuo amore per me. Quindi si capisce già da queste primissime battute, no? Che qui stiamo veramente con un salto di qualità. Cioè, apparentemente, non si vede niente fuori, d'accordo? Cioè, una persona che vive nella divina volontà fuori. Esternamente sembra, ed in effetti lo è, semplicemente una santa persona, quindi una persona che vive le virtù non a chiacchiere ma a fatti, ma è la modalità interiore, è la percezione interiore quella che dà il discriminante, che soltanto chiaramente questo soltanto la persona interessata lo può verificare al 100%. Anche parlarne col padre spirituale, che è fondamentale per chi ce l'ha, ma cioè il padre spirituale non potrà mai avere, perché non c'entra dentro di me, la conoscenza certa che, per esempio, io non ho nessuna reazione né dinanzi a un evento positivo né dinanzi a un evento negativo. Qui l'unico arbitro e supremo, sapendo che
Non possiamo e non dobbiamo ingannare né noi stessi né il nostro Signore, siamo noi. Questo io tantissime volte in catechesi e meditazione ho detto che è una delle cose, a mio avviso, più belle e più santificanti di questa vita. Perché se ci vuoi vivere, devi per forza metterti nella verità. Perché sei tu e Dio, tu e te stesso, ovviamente. Dentro la chiesa, dentro la comunità cristiana, dentro la comunità parrocchiale, questo non è da intendere, come dire, maldestramente o sciaguratamente, no? Ecco, questa è la dimensione della nostra vita personale, interiore, no? Che si affianca, cammina insieme nella chiesa a quella istituzionale, comunitaria, sacramentale, eccetera, no? Quindi ogni tanto specifico perché è sempre bene dire una parola in più per far comprendere bene piuttosto che dirne una in meno e rischiare insomma di essere travisati o malinterpretati. Allora, ecco, poi c'è un altro spettacolo, d'accordo? Ecco, così si vede. Io mentre leggevo ripensavo a tutte le catechesi che non sono altro che come dire, riportare pubblicamente 2000 anni di ascetica cristiana. Noi sappiamo che i temperamenti umani sono stati individuati, sono stati distinti dai maestri di spirito in quattro temperamenti: il flemmatico, il sensibile, ecco, o nervoso o malinconico, a seconda di come lo chiamano, il sanguigno e il collerico. Quando si parla di queste cose, tutti gli autori di spirito dicono: il temperamento di Gesù e di Maria com'era? Il temperamento di Gesù e di Maria era la totalità dei pregi di ciascuno di questi quattro, perché ognuno di questi quattro ha pregi e difetti, senza difetti. Quindi era il temperamento perfetto, perché ognuno di questi temperamenti ha delle grandi risorse, ma anche dei grandi limiti, e costituisce la croce, che quindi le risorse vanno potenziate e ben amministrate, mentre i limiti vanno combattuti e i vizi vanno estirpati con fatiche enormi, tra l'altro, no? Ecco. E qui l'occasione contingente è che certamente Gesù dice che le anime di temperamento sensibile, quindi una persona dal cuore tenero, questo intende, se si mettono al bene, fanno più progresso delle altre, perché la loro sensibilità le porta ad imprese ardue e grandi. Perché è grande amore che porta a grandi imprese. Ecco, però non si può, non, la sensibilità umana interviene subito lì, se è un difetto, perché porta ad attaccarsi alle persone o ad avere tutta quanta una serie di reazioni, le persone cosiddette sensibili, che poi in realtà sono permalose, o suscettibili, nel senso che si lasciano smuovere da una minima cosa che gli provenga dal mondo esterno e che gli produce effetti interiori devastanti. Questo è un limite, come dire, spaventoso nel progresso interiore. Luisa dice: togligliela questa cosa. Dice: no, voglio la sua cooperazione. E cioè che sfugga quanto più possa alle persone che le eccitano la sensibilità. Questo per questi temperamenti è tanta roba, no? E poi però Luisa dice: senti un po', ecco, gli fa la domanda che tante volte fanno ai confessori o ai padri spirituali: qual è il mio temperamento? E Gesù dice: chi vive nella mia volontà perde il suo temperamento ed acquista il mio. E anche qui, questo che certamente è un altro grande punto di confronto con la nostra coscienza davanti a Gesù, nella verità, per comprendere a che punto stiamo. Temperamento piacevole, attraente, penetrante, dignitoso e insieme semplice, di una semplicità infantile. Bellissimo, no?
tiene in suo potere il temperamento come lo vuole e come ci vuole. Quindi, a seconda delle circostanze e delle persone che tratta, prende il mio temperamento e lo svolge. Sapete, i modi di trattare con le persone, no? Fermo restando sempre piacevolezza, essere attraenti, dignitosi insieme semplici, e con quella dolcezza e quella affabilità di fondo e di base che caratterizza, insomma, un'umanità assimilata a quella di Gesù e di Maria. Però poi certamente ci sono dei piccoli adattamenti continui a seconda delle persone e delle situazioni in cui ci troviamo. Gesù dice: prende il mio temperamento e lo svolge. Fa questo di nuovo con la massima scioltezza e disinvoltura, senza cadere in tutta quanta una serie di, ecco, devastanti dinamiche in cui cadono tutti i temperamenti a seconda delle circostanze in cui si trovano. Per alcuni temperamenti alcune circostanze sono micidiali, per altri lo sono altre, d'accordo? Ma il minimo comune denominatore è che in certe situazioni perdono il controllo, perdono la virtù, perdono tante cose, no? Ed ecco qui la promessa che fa Gesù, che fa comprendere, come sappiamo, ecco, qui siamo nel 1912, il 46esimo anno di vita di Gesù, di Luisa, non ancora compiuti, 47. Mi dai un primo posto nel tuo volere, te lo prometto, dalla mia volontà non ti farò uscire già mai. E prenderai e farai ciò che vuoi. Se Gesù dice questo, significa che quest'anima, nella sua umiltà, probabilmente non l'avrà neanche mai detto né pensato, ma stava nella divina volontà, appunto. Aveva cominciato a viverci e a viverci bene. La prima prova, ecco, vediamo se noi potessimo, se noi saremmo in grado di dire in sincerità, perché dopo, attenzione che Gesù ci sente. Poi, se uno si azzarda a uscire da questa regola, gli dice: figlio mio, non mi hai detto così. Fare nostra la preghiera di Luisa, con cui possiamo chiudere, no? Gesù, voglio essere povera, povera e piccola, piccola. Vogliamo essere veramente poveri, poveri anche di beni materiali, anche di soldi. E piccola, piccola, quindi completamente sconosciuti, ignorati, indifferenti alle opinioni del mondo, delle persone, siano buone o cattive, come erano Gesù e Maria del resto, no? Gesù e Maria erano così. E delle stesse cose tue non voglio niente, tieni tutto tu, solo te voglio, tanto quando avrò bisogno di qualcosa me lo darai tu. Vero Gesù? Cioè, un cuore da cui esce una preghiera di questo genere si commenta da solo, no? Stanno facendo il processo di beatificazione di Luisa, insomma, che passerà per tutte le tappe canoniche, no? Ma insomma, già leggere una frase di questo genere è veramente tanta roba, no? Ecco, quindi fa veramente comprendere il cuore che c'è dietro questa, no? E Gesù, come abbiamo visto all'incipit di questa meditazione, che così è anche la fine, si compiace. Finalmente ho trovato una che non vuole niente. Tutti vogliono qualche cosa da me, ma non il tutto, cioè me solo. Mentre tu, con non volere niente, hai voluto tutto. E qui sta tutta la finezza e l'astuzia del vero amore. Perché, scusa, ma se tu c'hai Gesù, che è il tutto e che ha tutto, è evidente che c'hai tutto con lui. Ma se tu c'hai qualcosa di lui senza Gesù, quel qualcosa la potresti perdere per tua indegnità, per circostanza, e così perdi quella cosa e rimani da solo. Ecco perché diceva San Giovanni della Croce, no? Per avere il tutto devi rinunciare a tutto, perché però, ecco, queste cose che rimangono comunque valide nella divina volontà trovano davvero una via splendida, ecco, gradevole, fluida, ecco, bella per diventare
Ecco, realtà e non soltanto chimere o sogni. O Santa Vergine Maria, Gesù subito, ecco, in questo volume ci ha dato tante indicazioni, tante spie, tante fonti di riflessione su cosa significa vivere nella sua volontà, perdere il suo temperamento, finire la nostra vita, non sentire più, non avere più reazioni nostre, vivere nella santa indifferenza e raggiungere lo stato in cui qualunque situazione sia in te scambiabile l'una con l'altra senza che questo produca reazioni o di nessun tipo nell'anima. Tu che hai vissuto da sempre così, ecco, portaci fino a queste vette e donaci, ottieni soprattutto la sincerità del cuore, ecco, per essere sempre capaci di fare il dovuto discernimento dove vedessimo ritardi o situazioni ancora problematiche, con fiducia, speranza e umiltà, essere sempre pronti a chiedere l'aiuto di Gesù, chiedere l'aiuto tuo, rimboccarci per quanto possiamo le maniche e proseguire sempre con gioia e con fede nella via di questo santo e aureo cammino. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.